Una visita di eccezione a Big Blue 2011, il presidente della Regione Lazio, Polverini. Presidente, il comparto della nautica è certamente molto importante per tutta la Regione Lazio e il momento non è dei più facili, però io so che la Regione si sta muovendo molto bene per affiancare le imprese, per affiancare tutto il comparto. Che cosa ci può dire a questo proposito? Beh, intanto abbiamo una Regione che ha 370 km di costa, quindi sarebbe assurdo che non ci fosse l'impegno da parte dell'amministrazione regionale, anche se abbiamo trovato un settore e soprattutto una situazione ambientale piuttosto deteriorata, visto che non c'è stato negli ultimi anni nessuna forma di investimento concreto e soprattutto non c'è stata programmazione. Abbiamo iniziato quindi con il risanamento delle coste, a cominciare dalle isole Ventotene e Ponza. Abbiamo purtroppo trovato molte realtà marine, a cominciare da Ostia, dove le mareggiate hanno di fatto danneggiato non soltanto le spiagge ma anche gli stabilimenti, e stiamo partendo con ripascimenti però meditati, ragionati e che possano veramente dare una soluzione, non dico definitiva perché il mare è sempre il mare, ma sicuramente di lungo periodo. Ci stiamo impegnando molto, tra l'altro, perché nei prossimi giorni presenteremo il nostro piano infrastrutturale sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e dei Trasporti e delle Infrastrutture, che prevede un progetto organico che riguarderà tutta la costa laziale, per i porti, quelli che vanno potenziati, quelli che andranno insediati e che appunto diventeranno le nuove porte di accesso alla regione, compatibilmente con chiaramente il territorio e l'ambiente che dobbiamo assolutamente rispettare. Siamo vicini ai tanti imprenditori ai quali in questo momento abbiamo garantito per i loro lavoratori gli ammortizzatori sociali, ma soprattutto l'impegno per rilanciare un settore che è assolutamente strategico e pesa molto nell'economia del territorio. Ricordo che all'aeroporto di Fiumicino l'AMS, un'azienda importante che fa manutenzione ai motori aerei, sarà anche destinata alla manutenzione delle grandi navi che per esempio arrivano nel porto di Civitavecchia e che arriveranno anche nel nuovo porto di Fiumicino. Lì la Regione si è impegnata anche mettendo a disposizione del settore risorse che andranno a garantire quindi anche la formazione oltre che gli incentivi alle imprese. Insomma, seppur in una situazione di difficoltà, stiamo già facendo molto. Quindi, Presidente, un cambio di rotta, non più interventi a pioggia o ad persona, ma interventi strutturali per aiutare tutti i comparti. Assolutamente sì. Abbiamo rivisto tutte le politiche di incentivo, stiamo mirando ai territori e soprattutto ai settori trainanti, abbiamo accorpato la formazione all'assessorato al lavoro, perché chiaramente anche da questo verrà la riqualificazione delle professioni e quindi la possibilità a tante imprese di rimanere sul mercato.